Buongiorno lettori viaggiatori e bentornati sul canale. Oggi un video in cui vi parlo delle letture fatte nel mese di maggio. Il mese di maggio è stato un mese buono per le mie letture perché sono riuscita a leggere quasi solo libri che mi sono piaciuti. E per quanto riguarda la quantità di libri, che normalmente non è che mi interessi più di tanto, sono riuscita a leggere 3 libri. E ho 3 libri attualmente in lettura, adesso dopo vi spiego anche perché ve ne parlo comunque in questo mese, perché sicuramente uno lo finirò a giugno, probabilmente i primi giorni, mentre gli altri due, uno non credo di finirlo onestamente, e l'altro invece sarà una lettura nel tempo molto discorsiva. Ma iniziamo. Allora, il primo libro che ho letto nel mese di maggio è stato Onna Zaka. Onna Zaka, come sapete, è il libro di Fumiko Enki che ho comprato al Book Pride. Ho assistito anche alla presentazione del libro, è il famoso libro storto, se ve lo ricordate, vedete che è tagliato così. E mi è piaciuto un sacco. La storia ruota intorno alla protagonista centrale, che è Tomo. Tomo è la matriarca di una famiglia dell'inizio 1900 e è una donna che definire forte credo sia un eufemismo. In realtà in questo libro vediamo come la figura di Tomo, attorno alla sua figura ruota il funzionamento di tutta quella che è la casa, quindi i figli, il marito. Anche se impariamo sin dall'inizio che purtroppo non è esattamente una storia di una famiglia felice, perché sin dalle prime pagine noi sappiamo che Tomo è stato incaricato da suo marito di trovargli una concubina. E sì, ecco, piccoli, boh, così. Però vediamo già da questo possiamo apprezzare Tomo. Perché comunque a me questa figura ha lasciato qualcosa, un'impressione molto forte, è un libro molto nostalgico, quasi melanconico, ma mi ha dato un'idea di quella che sia la forza poi delle donne che non ha davvero confini, perché qui parliamo di una donna giapponese, mentre solitamente uno pensa tipo Anna Karenina, che è russa. Piuttosto che ad altri personaggi occidentali. Tomo è sicuramente la figura più bella all'interno di questo libro per le mille sfaccettature che ha, anche se esistono altri personaggi che sono tutte donne che comunque hanno una caratterizzazione così precisa e chiara che ci è impossibile non voler bene a quasi tutti i personaggi. C'è giusto un personaggio che non mi ha finito di convincere. Libro davvero, davvero straconsigliato. L'editore è Safarà Editore, il prezzo di copertina è 17, 18 euro, scusate, e io ve lo consiglio caldamente per le vostre letture perché è davvero un libro molto, molto bello. Poi, soprattutto, cioè, soprattutto se vi interessa anche il discorso del genere e del ruolo della donna, questo libro secondo me è molto molto bello e sono molto felice di averlo recuperato. Penso che cercherò altri libri di Fumiko Enki perché mi è piaciuto molto come è stato, cioè come è scritto, non lo so perché è in giapponese, ma come è stata resa la sua vena poetica. Il secondo libro che ho letto e mi è stato consigliato dalla mia sorellina è un libro di Stephen King e Richard Chismar, non lo so onestamente come si lega, ed è La scatola dei bottoni di Gwen. Libro consigliato dalla mia sorellina, molto bello. Io non avevo mai letto niente di King e sono contenta di aver cominciato da questo libro. Non è un horror, che non credo proprio sia il mio genere, che non è neanche qualcosa che mi interessa, ma lo definirei più che altro un mystery e molto introspettivo. È un libro che mi ha lasciato la sensazione di averlo apprezzato molto, perché è una lettura veloce, io l'ho letto in 4 ore, quindi è una cosa fattibilissima, però mi ha lasciato quel senso di
necessità di rileggerlo, perché secondo me ci sono molti particolari, molti dettagli che hanno bisogno di una seconda lettura, perché durante la prima lettura tutto ovviamente poi, tutto quello che sappiamo all'inizio, metà, riesce a ricostruire tutta la storia. Però si ha la sensazione che ci siano dei dettagli, dei particolari, tipo questi benedetti bottoni, che in realtà sono stati spiegati, ma non così, non del tutto, o meglio, sono stati lanciati tanti input, tanti output, scusate, ma sia necessario rileggerlo per capire esattamente come collegare tutti i puntini, o i bottoni se preferite. Molto bello anche questo libro è della, dello Sperling and Kupfer, e boh, l'ha pagato €17,90. Molto bello. Terzo libro, questo libro mi è stato regalato per il mio compleanno dai miei cugini. Side note molto divertente, il titolo del libro è Harry Potter e la maledizione dell'erede. Mio cugino cercava su Amazon o sulla Mondadori, non lo so, La maledizione delle renne, che vedrete quest'anno uscire per Natale, sarà un best seller, scrivete pure a lui se ne volete una copia. Comunque, al di là di questi racconti, aneddoti, questo libro io non l'avevo mai letto. Non l'ho mai letto principalmente perché un po' mi lasciava perplessa e un po' non mi piacevano molto le recensioni, nel senso, io non ho sentito molte recensioni positive. Se voi avete avuto esattamente l'idea opposta, vabbè, ditemelo. Io ho incrociato solo recensioni negative e credo di aver capito perché. Secondo me l'errore è qua dietro. L'errore è nel dire l'ottava storia. Questa non è l'ottava storia, non è l'ottavo capitolo della saga di Harry Potter. E è fondamentalmente, secondo questo è il mio giudizio, il motivo per cui questo libro ha avuto così tante recensioni negative, perché di per sé, partendo dal presupposto che non è un romanzo, perché è la trascrizione di un'opera teatrale, quindi ci sono, ecco, biglietti di auguri che escono, ci sono cioè sta parlando, parla Harry, parla Hermione, parla Draco e compagnia cantante, non è un romanzo e va preso per quello che è. E secondo me la storia è molto carina, è fatta bene. Ci sono dei punti che sì, magari ti lasciano un po' perplesso, non posso dire quale perché sennò faccio uno spoiler nel caso qualcuno non l'avesse letto, però onestamente secondo me non merita le recensioni negative che ho letto. Più che altro potrebbe essere una cosa che non... cioè, è carino, non a tal punto di entrare nei miei libri preferiti sicuramente, però è un bel libro. È una, secondo me deve essere anche molto bello da vedere a teatro, anzi io adesso vorrei informarmi per capire se lo fanno ancora da qualche parte del mondo. Io andrei a vederlo, onestamente, secondo me è molto bello. E poi sarei curiosa di vedere come fanno gli effetti scenici. Passiamo ai tre libri che sto leggendo. Iniziamo da il libro che secondo me finirò all'inizio di giugno, che è The Beauty of Darkness, che è l'ultimo libro conclusivo delle Remnant Chronicles, scritto da Mary E. Pearson. Le prime sono The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal e l'ultima The Beauty of Darkness. Questo è il capitolo conclusivo e io sono arrivata a pagina 164. Quante cavolo pagine ha? Un bel po'. Comunque, per ora mi sta piacendo molto, anche perché finalmente siamo in una terra nuova. Nel primo eravamo nel regno di Moriga, che è da dove arriva la protagonista Lia. La seconda è ambientata a Venda, che è da dove arriva Cadman. E adesso siamo a Dalbrek. Onestamente non so come si legano questi reami, che è invece il regno di Rafe, che in realtà si chiama Jackson, non mi ricordo, per me ormai è Rafe, quindi Rafe, come leggono gli americani. Comunque,
libro, cioè se non conoscete questa trilogia, a parte che vi disconosco, ma secondo me vi state perdendo davvero qualcosa di molto carino. Purtroppo credo non sia stata tradotta in italiano e devo essere onesta, non è così facile da leggere. È sempre una questione anche di termini che vengono usati, termini militari, che non so voi, non sono una grande fan delle guerre, quindi poi alcune cose non esistono o cose del genere, però è molto molto bello. Se avete un ottimo livello di inglese, non credo basti un buon livello purtroppo, e ve la sentite di cimentarvi, io ve lo straconsiglio. A me questi libri sono piaciuti davvero tantissimo, i primi due, e come sapete ho aspettato un'infinità per avere il terzo. In realtà me l'ha regalato il mio amoroso Natale, però è un'attesa che per ora ne vale la pena. Adesso spero non mi tradisca in queste pagine, sennò alla fine. Poi maggio, mesi di grandi tentativi di far funzionare cose che evidentemente non sono fatte per me. Ho cercato di far funzionare questo con Kobo, è il Kobo del mio ragazzo, perché stavo leggendo questo che è non fa per me, cioè io mi metto a far così non funziona, che è un ARCS, ovvero Advanced Reader Copy. Questo vuol dire che il libro che sto leggendo non è ancora stato pubblicato. E l'ho letto prima, dovrò dare una recensione positiva, una recensione non positiva, scusate, entro il 30 maggio. E, onestamente il libro non mi sta piacendo, è scritto male, c'è il problema fondamentale, a parte che io faccio davvero fatica ad usare sto coso, sto trabiccolo, per cui io lo so che la Simo invece continua a dirmi ci devi provare, devi farlo, però non fa per me Simo, non ci ho provato davvero, ma non riesco neanche a tornare indietro. Adesso devo farmi fare un corso per spiegarmi come funziona sto coso. Comunque, purtroppo il libro, cioè, è un po' una delusione, nel senso che la storia di per sé aveva una sinossi che mi convinceva fino a un certo punto, però ho detto potrebbe essere una buona idea, me lo leggo. Ho fatto richiesta per averlo all'autrice, lei in realtà in un gruppo di early novel qualcosa, non mi ricordo, devo controllare, me l'hanno mandato e ho iniziato a leggerlo. In realtà io ho iniziato a leggerlo ad aprile questo libro, ma è davvero, non riesco a leggerlo, cioè faccio davvero fatica, perché onestamente per quanto la trama possa piacere o non piacere, secondo me è scritto davvero male, è una sintassi che non mi convince, che trovo faticosa e pesante, e a me dispiace dover dire queste cose perché mi rendo conto che qualcuno che ci ha messo tanto tempo, energie, passione in qualcosa si possa sentire demoralizzato. Però penso che se fossi io dall'altra parte vorrei onestà fino in fondo, e purtroppo quello che sarà la mia recensione sarà una recensione, purtroppo, grazie a Dio, sarà una recensione onesta fino al midollo, scusate, fino al midollo, e sarà un no. Mi dispiace davvero. Il libro che è in lettura adesso e che rimarrà in lettura per molto tempo invece è La guida tascabile per maniaci dei libri. Perché rimarrà in lettura? Perché questo non è un romanzo, non è poesia, non è né niente. In realtà è un tomo dove sono raccolti i libri, informazioni sui libri, sugli scrittori, sui cibi dei libri. E ovviamente non è una lettura che uno inizia e continua fino alla fine, io sto saltellando qua e là, mi sono letta un po' di vite, un po' dei libri, un po' dei tipo i Nobel piuttosto che i premi, però così in passando. Ci sono anche le stroncature, per esempio Vladimir Nabokov su Finnegan's Wake di James Joyce disse The Test of Finnegan's Wake, in cui la crescita cancerosa di tessuti di parole fantasiose proprio non riesce a riscattare l'orribile giovialità del folklore e la facile, troppo facile, allegoria.
stiamo parlando di Joyce, quindi cioè, è molto carino. E niente, come dicevo prima che mi morisse tutto, queste sono state le letture del mese di maggio. Il mese di giugno probabilmente saranno letture meno fortunate. Boh, lo scopriremo solo vivendo, anche perché vorrei leggere quel libro che c'è lì sul mio comodino. Scusate il marasma, che è Il giardino di pietra. E niente, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi, di lasciarmi un commento e noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!